signori, buonasera. Benvenuti a tutti a questa nostra rappresentazione di fine anno scolastico. Quest'anno, in continuità con gli anni passati, la scelta della scuola secondaria di primo grado, di Lauropoli, è ricaduta su un classico della drammaturgia italiana, un capolavoro del teatro del Cinquecento, La Mandragola, commedia scritta da Niccolò Machiavelli, riadattata linguisticamente alla contemporaneità del linguaggio, senza risultare per questo meno impegnativa. La commedia machiavellica, che da qui a breve andrà in scena, è una potente satira sulla corruttibilità della società italiana dell'epoca, una bellissima metafora sulla corruzione della politica, che scandalizza la vita pubblica con quelli della vita privata, allargando il suo orizzonte critico anche al clero. Prende il titolo dal nome di una pianta, la mandragola, alla cui radice vengono attribuite caratteristiche afrodisiache e fecondative. La vicenda si svolge nella Firenze cinquecentesca e si apre con Callimaco, un gentiluomo fiorentino di 30 anni che da tempo vive a Parigi, il quale ritorna a Firenze per conquistare la fedele e virtuosa Lucrezia, moglie dello sciocco dottor in legge di nome Messer Grigio. Così, per avvicinarla e pur di trascorrere almeno una notte con lei, l'uomo è scodito un piano e con l'aiuto del servo Siro e dell'astuto amico Liguro si spaccia per un famoso medico che la può aiutare a rimanere incinta. Nella vergognosa situazione resterà coinvolto un frate, vittima e colpevole allo stesso tempo di un'avida sete di denaro. I temi fondamentali della commedia sono il fine personale e l'inganno. Secondo il pensiero machiavellico, anche la falsità ha un senso. Se il fine è positivo, qualunque mezzo per ottenerlo è accettabile, perfino l'inganno. Quindi l'inganno è più forte sia dell'intelligenza che della stessa religione, secondo la filosofia dello stesso scrittore. In quasi 5 secoli di storia, l'opera non solo non ha perso mordente sull'attualità, ma al contrario, è stata in qualche modo un'autorevolissima anticipazione dei nostri giorni, rivelando la nostra stessa identità di popolo e le radici profonde di un malcostume del nostro bel paese. Questo è ciò che la mandragola ha da offrirvi, o meglio, per dirla con le parole dello stesso Machiavelli, fare il vostro tristo tempo più soave. Ed ora, signore e signori, iniziamo lì dove avevamo lasciato. Thank you.
dietro le nostre voglie vanno abbassando e consumando gli anni. Perché chi il piacere si toglie per vivere con angosce e con affanni non conosce gli inganni del mondo. O da quali mali e da che strani casi siamo poi soppressi tutti noi mortali. Per fuggire questa noia abbiamo scelto una vita solitaria. E noi giovani leggiadri e lieve ninfe siamo sempre in festa e in gioia. Or qui siamo venuti con la nostra armonia solo per onorare questa così lieta festa e dolce compagnia. Pande miglio caldo caldo, donne mia chi nego, pande miglio caldo caldo, donne mia chi nego, prima presto ritorno, su 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 che in questo caldo. Stia ciascuno attento e per ora
non aspettatevi altre spiegazioni. Buon divertimento. Voi due vi siete lavati? Si vede tutti e due malati. A proposito, per la un po' di cifra di quella che è anche un po' di lo sai che le mutande che addosso sono lì da due mesi? E non puoi lavarle? Sì, sì, non puoi lavarle. Ma che vuoi da me? Ma se voglio da te non posso neanche toglierle. E perché? Perché? Perché tra un po' non mi potrò spogliare neanche davanti a me stesso. Hai ragione. Devo aspettare ancora molto? No, ecco, saluto. Siro, non partire, vorrei che tu restassi un po' qui. Io credo che tu sia molto meravigliato dalla mia improvvisa partenza da Parigi. E che ora ti meravigli che io sia rimasto qui già da un mese senza far niente. Beh, è vero. Se non ti ho detto finora quello che ti dirò non è stato perché non mi fido di te, ma perché giudico che le cose che l'uomo vuole che non si sappiano sia bene non dirle. Sempre se non si è costretti. Pertanto, poiché penso di poter avere bisogno del tuo aiuto, ti voglio dire questo. Io mi sono servitore. I servi non devono mai domandare niente al loro padrone e né sapere i fatti loro. Ma quando essi stessi le dicono, devono servirli con fedeltà. Così ho fatto e sto per fare anch'io. Lo so, lo so. Io credo che tu mi abbia sentito dire mille volte, ma non importa che tu lo intenda mille una, che io avevo 10 anni quando fui mandato dai miei tutori, essendo i miei genitori morti, a Parigi, dove sono stato per ben 20 anni. È così. E quindi, come tu sai, vivevo tranquillissimamente, giovando a ciascuno ed ingegnandomi di non offendere alcuno. In tal modo mi pareva di essere tradito a tutti. È la verità. Ma alla fortuna, pareva che io avessi troppe belle cose. Così, essa fece che a Parigi capitasse Camillo Calfuccio. Io comincio a indovinare il vostro male. Costui, come altri fiorentini, era spesso a pranzo da me, no? E accadde un giorno che noi litigammo su dove si trovassero le donne più belle. In Italia oppure in Francia. Ed io, essendo troppo piccolo, quando me ne andai dall'Italia, un altro fiorentino, che era lì presente, prese la difesa delle francesi e Camillo quella delle italiane. E dopo molti ragionamenti, Camillo, arrabbiato, disse che anche se tutte le donne italiane fossero mosse, una sua parente riscattava tutto il loro onore. Adesso è chiaro quello che voi volete dire. E nominò Madonna Lucrezia, moglie di Messer Licia Calfucci, alla quale rivolse tante lodi per la bellezza e per i costumi che fece restare stupiti ognuno di noi. Io mi sono acceso in tanto desiderio di star con lei che non trovo pace. Ma se voi me ne aveste parlato a Parigi, saprei cosa consigliarvi. Ma ora non so proprio cosa dirvi. Ma io non ho detto questo per volere i tuoi consigli.
ma per sfogarmi in parte, in modo che tu prepari l'anima ad aiutarmi dove il bisogno lo richiede. A questo io sono prontissimo. Ma che speranza avete? Ahimè, nessuno. E perché? Te lo dico subito. In primo luogo, mi si oppone la natura di lei, che è onestissima ed è tutto contraria alle cose d'amore. Poi il fatto che abbia il marito ricco e che in tutto si lascia governare da lei. E se non è giovane, non è neanche affatto vecchio come sembra. Poi il fatto che non abbia qualche parente o qualche vicina con cui ella vada a qualche festa o qualche veglia a cui si diverte. Dona di servizio e servitore poi non gliene capita più, in modo che non c'è alcuna possibilità di corruzione. Infine, che cosa vi fa sperare? Due cose. Uno, la semplicità di Messer Nietzsche, che benché sia dottore in legge è il più semplice e sciocco uomo di Firenze. L'altra, la voglia che lui e lei hanno di avere figli. Essendo stata 6 anni a marito e non avendone ancora avuti, ne hanno un desiderio che vuoi, perché sono ricchissimi. Una terza è che la madre è stata buona compagna, ma è ricca, tanto che io non so come comportarmi. Per ora avete fatto qualche tentativo? Sì, l'ho fatto, ma una cosa piccola. Che cosa? Tu conosci Liburio, no? Che viene spesso a casa da me. E così come un uomo molto piacevole, Messer Nietzsche tiene con lui una stretta amicizia. E Liburio lo imbroglia. E benché non lo porti a cena con lui, gli presta alle volte denari. Io me lo sono subito fatto. E gli ho comunicato il mio amore. Lui ha promesso di aiutarmi con ogni mezzo. State attento, questi pappatoni non sono molto fedeli. Lo so, lo so. Io gli ho promesso, quando riesca, di offrirgli una buona somma di denaro. Quando non riesca, gli offrirò una cena, che ad ogni modo io non mangerei da solo. Che cosa ha promesso di fare qui? Ha promesso di persuadere Messer Nietzsche che vada alle terme con la sua donna durante questa primavera. E beh, che ci guadagnate? Che cosa ci guadagni? Ma quell'uomo potrebbe farla diventare di un'altra natura, poiché in posti simili non si fa altro che festeggiare. Ed io me ne andrei là e vi condurrei tutti i generi di piacere che io potessi. Farei in quell'acqua dei gesti atletici invidiabili. E poi stringerei amicizia con lei e con suo marito. Che so io, la cosa nasce cosa e il tempo ne sarà testimone. L'idea non mi dispiace. Liburio è passato da me questa mattina. Ha detto che avrebbe parlato con Messer Nietzsche di questa cosa e che poi mi avrebbe fatto sapere. Eccoli qua insieme. Io mi voglio tirare da parte per fare in tempo a parlare con Liburio. Tu intanto vai in casa a svolgere le tue faccende. Se avrò bisogno di te, ti chiamerò. Vado. Io credo che i tuoi consigli siano buoni. Ne parlai ieri sera a mia moglie e disse che mi avrebbe risposto oggi. Ma a dirti il vero, io non ci vado volentieri. E perché? Perché io mi allontano mal volentieri da casa. E poi dover traslocare moglie, donne di servizio, masserizie. La cosa non mi quadra. Oltre a questo, parlai ieri sera con parecchi medici. L'uno mi dice di andare a San Filippo, l'altro alla Porretta, l'altro alla Villa. Essi mi parvero tanti pappagalli. E a dirti il vero, questi dottori di medicina non sanno proprio quello che dicono. Io mi meraviglio dunque, avendo fatto tante esperienze, che uno come voi faccia tanta difficoltà ad andare alle terme. Sei ingenuo come un bimbo. Ti sembra uno scherzo per mettere sotto sopra tutta la casa? Eppure, tanto ho bisogno di avere un figlio che sono disposta a fare qualsiasi cosa. Parla un po' con questi babbuini, cerca di capire dove mi consiglierebbero di andare. Io intanto sto con mia moglie e lì ci rivedremo. Sta bene. Io non credo che nel mondo ci sia un uomo più sciocco di costui. E quando la fortuna lo ha favorito, lui ricco, lei bella donna, savia, costumata, è capace di governare un regno. E mi pare che rare volte si verifichi quel proverbio nei matrimoni.
Dio fa gli uomini, essi poi si accoppiano. Perché molto spesso si vede un uomo ben qualificato mettere al mondo una bestia di figlio, o al contrario, una donna prudente avere un pazzo di marito. Ma nella pazzia di costui se ne cava questo bene, che Callimaco ha di che sperare. Ma eccolo, cosa vai docciando, Callimaco? Io ti ho visto con il dottore e aspettavo che ti allontanassi per sapere quello che avevi fatto. Egli è un uomo della qualità che tu sai, di poca prudenza, di meno animo, e si allontana mal volentieri da Firenze. Eppure l'ho stimolato a partire e alla fine mi ha assicurato che farà ogni cosa. E io non so se riusciremo a centrare il nostro obiettivo. E perché? E che so io? Tu sai che alle terme va una gran quantità di gente. E potrebbe venire un uomo a cui Madonna Lucrezia potrebbe piacere come a te. Che fosse più ricco di te, che avesse più grazia di te. In modo che si rischia di fare tutta questa fatica per qualcun altro. Potrebbe succedere anche che il gran numero di concorrenti la facciano rivolgere ad un altro e non a te. Ma io capisco che tu dici il vero, ma che cosa devo fare? Qualcosa devo pur tentare, sia grande, sia dannosa, sia pericolosa, sia infame. È meglio morire che vivere così. Se io potessi dormire la notte, se io potessi mangiare, se io potessi conversare, se io potessi prendere piacere di qualcosa, io sarei più paziente ad aspettare il tempo. Ma qui non c'è rimedio. Ed io non ho alcuna speranza. Io morirò in ogni modo. Ma non dire così. Frena questi impulsi del tuo animo. È necessario che continuiamo a mandare costui alle terme o che escogitiamo qualche altro stratagemma che mi dia una speranza. Tu dici il vero. Lo credo, lo credo. Anche se io so che i tuoi pari vivono imbrogliando la gente, non di meno, se tu cercassi di imbrogliarmi ed io me ne accorgessi, cercherei di rivalermi e perderesti l'uso della mia casa, della mia roba e di quello che ti ho promesso per l'avvenire. Non dubitare della mia fedeltà. Il dottore mi ha dato l'incarico di trovare un medico e di capire a quale termine sia bene andare. Io voglio che tu faccia a modo mio. Cioè che tu dica di aver studiato medicina e di aver fatto qualche esperienza a Parigi. Egli lo crederà per la sua semplicità. E inoltre che tu sei un letterato e quindi potrei dirgli qualcosa in grammatica latina. Grammatica? E a che cosa servirà tutto questo? Ci servirà che invece di mandarlo alle terme potremmo pensare a qualche altro stratagemma. Che io peraltro ho già pensato, più certo. Più intelligente che spedirlo alle terme. Che cosa dici? Dico che se tu avrai armi e se tu avrai fiducia in me, io ti do questa cosa per fatta prima di domani a quest'ora. Ed egli ci cascherà come un babbero. Ma tu mi resusciti? Questa è una promessa troppo grande. Come farai? Tu lo saprai il suo tempo. Per ora non occorre che io te lo dica, perché non c'è tempo per dirtelo. Va a casa tua e aspettami lì. Io intanto andrò dal dottore e se lo conduco da te, tu asseconderai il mio discorso. Sta bene. Anche se tu mi dai una speranza che me infelice finirà il niente. Thank you.
se stessi in mezzo agli altri. Come spesso, timore e speranza agghiaccia e distrugge i cuori. Essa, come ugualmente, uomini e dei hanno paura delle armi di cui si è armato. Non ha fatto professione dell'arte medica. Il motivo è primo perché è ricco e secondo perché sta per tornare a Parigi. Ora, fratello, è importante quest'ultimo fatto, perché io non vorrei che mi mettesse in qualche disagio e poi mi lasciasse con una barca sulle secche. No, no, non dubitate. Abbiate soltanto paura che non voglia assumersi questa responsabilità. Ma se la piglia, non vi lascerà finché non ne vedrà il fine. Di questa parte io mi voglio fidare di te, ma della scienza ti dirò bene io. Capirò se è un uomo di esperienza, perché a me, non mi venderà aria fritta. Proprio perché io vi conosco, vi conduco da lui, affinché gli parliate. E se parlandogli non vi sembrerà per dottrina, per presenza o per lingua un uomo da mettergli il capo in grembo, dite pure che io non sia ligure. D'accordo. In nome dell'angelo santo, andiamo. Ma dove abita? Abita in quest'uscio, che voi vedete di rimpetto a noi. D'accordo. Picchia. Su. Non abbiamo la porta. C'è Callimaco? Sì, c'è. Perché tu non dici dottor Callimaco? Egli non si cura di simili vanti. Non dir così. Fai il tuo lavoro. E se egli si offende, si arrangi. Altrimenti parleremo due lingue diverse. Dunque, che è successo? Che so io? Vado cercando due cose che un altro non farebbe. Io non ho figli e ne vorrei. E per questo vengo a dare fastidio a voi. A me non sarà mai sgradito far piacere a voi e a tutti gli uomini per bene e valenti come voi. D'altronde... non mi sono affaticato tanti anni a Parigi per imparare, se non per servire ai pari vostri. Grazie. E quando voi aveste bisogno dell'arte mia, io vi servirei, sì, volentieri. Ma torniamo a Drem Nostram. Avete pensato a che località termale fosse buona per far restare incinta la mia donna? Perché io so che Ligurio vi ha detto quel che vi doveva dire. È la verità, è la verità. Ma per soddisfare il vostro desiderio è necessario sapere la causa della sterilità della vostra donna. Perché ci possono essere più cause. Nam cause sterilitatis sunt. Aut in seno. Aut in matrice. Aut in instrumentis seminaris.
out in virga, out in causa extrinseca. Costui è il più degno uomo che si possa trovare. Oltre a questo, messere, la sterilità potrebbe anche dipendere da voi. Se le cose stanno così, non ci sarebbe alcun rimedio. Dipendere da me? Voi mi fate ridere? Io non credo che in Firenze ci sia un uomo più virile e più forte di me. Se la causa non appartiene a voi, state pur certo che un rimedio lo troverete. Ci sarebbe qualche altro rimedio, oltre alle terme? Perché io vorrei evitare quel disagio e la donna uscirebbe molto volentieri da casa. Sì, sì, cioè, voglio rispondere io. Callimaco è tanto discreto che lo è troppo. Ma non mi avete detto di saper ordinare certe pozioni che al di là di ogni dubbio fanno restare incinta? Sì, l'ho detto. Ma io vado cauto con gli uomini che non conosco. Sa, non vorrei che mi prendessero per un ciarlatano. No, 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 per carità. Perché voi mi avete fatto meravigliare a tal punto che non è cosa che io non credessi o non facessi per le vostre mani. Io credo che sia necessario che voi vediate un campione d'urina per fare la diagnosi. I controlli reni. Senza dubbio. Andiamo. Ma i reni, non la prostata! Prendi l'urina. Prendiamo l'urina di Michi. Ma non la sua, quella della moglie! Ah. Scusa. Non fa niente, tanto io sono tutto a posto, no? Vero? Vero? Siro, vieni qua. Ecco. Va insieme a messer a casa sua per le urine della moglie. Così si fa. Messer. Questo tuo padrone è un gran valente uomo. E anche di più. Il re di Francia lo deve tenere in grande considerazione. Sì, sì, di sicuro. E per questo deve rimanere... volentieri in Francia. Penso proprio di sì. Fa molto bene. In questa terra non c'è altro che gente meschina. Non ci si apprezza alcuna virtù. Se egli abitasse qui, non ci sarebbe uomo che lo guardasse in viso. E io ne so qualcosa. Per imparare due frasi in latino. E se dovessi vivere sulla professione, starei fresco. Te lo dico per esperienza diretta. Comunque, noi siamo a casa, aspettami qui, torno subito. Andato. Se gli altri dottori fossero sciocchi come costui, noi mangeremo pietre al posto del pane. Sì che Ligurio e quel pazzo del mio padrone lo conducono in qualche luogo e gli faranno molto disonore. E veramente io desidero che non si venga a sapere, così io non rischio la vita. Il padrone. La vita è la roba. Egli è già diventato medico, non so che cosa abbia in testa e dove tenda quel suo loro inganno. Chi non riderebbe di questo uccellaccio? Io ho fatto ogni cosa a tuo modo! Di questo voglio che tu faccia mio! Se io credevo di non aver figli, avrei preso piuttosto per moglie una contadina che te! Che fai qui, Siro? Vieni dietro! Quanta fatica ho sudato per far che quella donna sciocca mi dia questo campione d'urina! E non posso dire che non voglia fare figli, perché ci pensa più di me! Ma quando le voglio far fare qualcosa, è sempre una storia. Abbiate pazienza, con le buone parole è facile condurre le donne dove si vuole. Ma che buone parole, perché mi ha seccato? Va, presto, dia al maestro il Ligurio che sono arrivato. Eccoli che vengono fuori. Il dottore sarà facile da persuadere. La difficoltà sarà la donna, e a quest'ultima non ci mancherà modo per convincerla. Avete il campione d'urina? Sì, sì, ce l'ho, sì. Da lui, ecco. Dunque, questo campione d'urina mostra, sì, debolezza di rene.
questo mi pare torbidiccio. Eppure l'ha fatto Aurora. Bella fresca fresca. Non ve ne meravigliate. Nam mulieris urina sunt semper maiores. Che mi venga la diarrea? Costui mi si dimostra sempre più raffinato, via via che lo conosco. Guarda come ragiona bene di queste cose. Messere, io credo che questa donna di notte sia mal coperta e per questo faccio l'urina torbida. Ma se ne pure addosso una buona coperta. Ma sta 4 ore a pregare prima che venga a letto. Ed è una bestia a patire il freddo. Infine, dottore, ragioniamo. O voi avete fiducia in me, oppure no. Se voi avrete fiducia in me, io vi ho ad insegnare un rimedio certo. E se da oggi ad un anno la vostra donna non avrà un figlio in braccio, io voglio avervi a donare 2.000 ducati. Dite, dite pure, perché io sto per fare onore di tutto e per credere più che al mio confessore. Voi dovete intendere questo, messere, che la cosa più semplice per mettere incinta una donna è darle da bere una pozione fatta di mandragola. Questa è una cosa sperimentata da me e tu a paio di volte e provata sempre vera. E se non fosse per questo, la regina di Francia e infinite altre principesse di quel regno sarebbero sterili. È possibile? Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio! Mi consente! Potete chiamarmi anche Silvio, eh? Ora, come sapete, io sono stato accusato di tante cose, come corruzione, finanziamento illecito ai partiti del caso Rubi, ma mai nessuno mi ha convinto ad ingravidare una donna con l'ausilio della mandragola. Ma al giorno d'oggi, come sapete, e io sono sempre avanti, si può procreare anche a distanza con Facebook oppure WhatsApp. Oh, scusate. Pronto? Oh. Ah, come sapete, qualcuno mi ha spiato ed io sono molto adirato e costernato per questo. Sarkozy e Merkel si scambiavano sorrisi ironici davanti alle telecamere quando nominavano il mio nome. E intanto questi delinquentucci mi spiavano nelle mie stanze più segrete. Ma mai nessuno mi sconfiggerà, mai nessuno scoprirà i miei segreti. Mai nessuno sconfiggerà il numero uno al mondo. Ma ditemi un po', ho saputo che qui c'è stato Salvini, è vero? Ma lei canuisce, si è divertito, eh? Bravo, bravo. Ma voi lo sapete che Salvini vuol far costruire al nord Italia dei campi di concentramento per meridionali. Pensate, ogni campo conterrà 1.000 meridionali e un francese. Mi scusi se mi intrometto. Ho un disturbatore. Ho detto, ogni campo conterrà 1.000 meridionali e un francese. E perché un francese? Ah, ha visto? Anche a lei non frega nulla dei meridionali. Bravo, bravo. Un momento, ma io so chi è lei! Lei è Caronte! Lei è colui che mi ha spedito all'inferno, Crivio! Io non capisco quale diavolo ti ha riportato qui! Ma come chi? Insomma, è chiaro! Bertolaso! Pensate che ci sono voluti i migliori pompieri mondiali! Io ho scelto di tornare ancora in campo perché l'Italia è un paese che amo. Di nuovo! Io me ne vado in America! Tito,
sargento! Qui, in Italia, ho imparato da mio padre il mestiere dell'imprenditore e la passione per la libertà. Io non voglio vivere in un paese illiberale governato da comunisti come lui! Io non sono comunista! Io sono Caronte! Stia zitto! E ti porto all'inferno! Ma mi faccio uscire da te! No, all'inferno devi andare! Vai a voi, anime brave! Messere, la soluzione per mettere incinta una donna in modo più sicuro è darle davvero una pozione fatta di mandragora. Lei è un uomo molto fortunato, perché io ho condotto qui con me tutti gli ingredienti che servono per prepararla. E potete averla subito. No! Sì! No! Sì! No! Sì! E quando dovete pigliare? Questa sera, dopo cena, perché la luna è ben disposta, e il tempo non potrebbe essere più adeguato. Questo non le piacerà molto. Ordinategliela in ogni modo. Io gliela farò pigliare. Ecco, bisogna ora pensare a questo, messere. L'uomo che ha a che fare con la sua donna per primo, una volta che ha preso la pozione, nel giro di 8 giorni, muore. E non riuscirebbe a tenerlo in vita neanche il mondo intero. Che ti venga la testa! Io non voglio questo! A me te lo affibbirai, eh! Mi avete conciato per le feste, no? State tranquillo. C'è il rimedio. Quale? Far dormire subito con la vostra donna un altro uomo. Che stando con lei per primo attiri a sé tutta quella infezione della mandragola. Poi giacerete voi a vostro piacimento e senza pericolo. Ma io non voglio far questo! E perché? Come perché? Perché io non voglio fare la mia donna femmina e me becco e sono pure tutto pisciato! Ah, dottore, dottore! Allora io non vi ho per sabio come credetti. Così, così voi vi rifiutate di fare quello che ha fatto il re di Francia? E la reina? E la reina? Ma chi volete che trovi disposto a fare protesta? Pazzia! Lasciate che me ne occupi io, se non vi dispiace. Che cosa farà? Ve lo dirò. Innanzitutto vi darò una pozione. E questa sera gliela darete da bere. Poi la metterete nel letto, che saranno le 22 circa. Dopo ci travestiremo. Poi Ciro, Liguri ed io, e ce ne andremo a cercare, o in Mercato Nuovo, in Mercato Vecchio, per questi angoli, no? E il primo garzonaccio scioperato che noi troviamo, lo imbavaglieremo. E a son di mazzate, lo condurremo in casa vostra, in camera vostra, al buio. Qui lo metteremo nel letto, gli diremo quello che deve fare, non ci sarà alcuna difficoltà. All'alba lo farete andare via, farete lavare la vostra donna, e poi vi giacerete voi a vostro piacere e senza pericolo. E sono contento! Poiché tu dici che re, principi e signori hanno tenuto questo comportamento, ma soprattutto che non si venga a sapere. E chi volete che lo dica in giro? Una fatica ci resta. È di importanza. Quale? Informare mia moglie. Credo che non acconsentirà mai. Voi dite il vero, ma io non vorrei essere marito se non potessi costringerla a fare a modo mio. Io ho pensato il rimedio. Quale? Per via del confessore. E chi convincerà il confessore? Tu? Io. I denari, la nostra malizia e la loro. Io dubito, se non altro, che in seguito alle mie parole voglia andare a parlare con il professore. Anche a questo c'è rimedio. Qua la deve condurre la madre. Le presto fede. Io so che la madre è della nostra opinione. Orsù, muoviamoci, perché si fa sera.
Callimaco, va a spasso e fa che alle 23 ci si ritrovi in casa con la pozione pronta. Noi ce ne andremo dalla madre per convincerla, perché è una mia vecchia conoscenza. Poi andremo dal frate e vi ragguaglieremo su quello che avremo fatto. Non lasciarmi solo. Tu mi pari cotto. Dove vuoi che io vado? Di là, di qua. È così grande Firenze! Io sono morto. Sarebbe rimasta incinta. Fece il voto
e vi andò forse 20 mattine. Ben sapete che uno di questi frattacchioni cominciò a girarle attorno e non volle più tornare. Non è tanto bello che quelli che ci dovrebbero dare buoni esempi siano fatti così, non dico il vero? Come diavolo se è vero? Da quel momento se ne stacca orecchi detti come la lepre e come le si dice qualcosa reagisce con mille obiezioni. Io non mi meraviglio più, ma quel voto come fu portato a te? Si fece dispensare. Sta bene, ma datemi, se voi avete, 25 ducati, poiché in questi casi bisogna spendere e farsi amico subito il frate e dargli la speranza di riceverne altri. Pigliali pure, questo non mi preoccupa. Io posso recuperare altrove. Ecco, questi frati sono maliziosi, astuti ed è ragionevole perché essi conoscono bene i peccati nostri e i loro. E chi non è pratico con essi potrebbe essere tratto in inganno e non riuscirebbe a guidarli secondo le proprie intenzioni. Pertanto, io non vorrei che voi nel parlare guastasse ogni cosa, perché un vostro pari, che sta tutto il giorno nello studio, si intende di libri, ma delle cose del mondo non ha alcuna esperienza. Costui è talmente sciocco che ho paura che mandi tutto all'aria. Dimmi quel che tu vuoi che io faccia. Che voi lasciate parlare me, e non badiate mai, tranne se non vi faccio un genno. Oh, sono contento. Ma che ce non farai? E chiuderò un occhio, mi morderei il labbro. No, 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 facciamo diversamente. Da quanto tempo è che non parlate al frate? È più di 10 anni. Ecco, io gli dirò che voi siete divenuto sordo, così non risponderete mai a cosa alcuna. Così farò. Non vi inquietate se non dirò qualcosa in linea con le nostre intenzioni, perché poi tornerà tutto come prima. Molto bene. Va bene, andiamo.
il vostro volere. No, per oggi. Ho qualcuno che mi aspetta. Mi basta essere stata così, un po' più indietro. Ma ditemi, voi avete letto quelle messe della nostra Madonna? Sì. Prendete ora questo fiorino e direte per 2 mesi, ogni lunedì, la messa dei morti per l'anima di mio marito. Ed anche se fu un omaggio, pure gli volevo bene. Io non posso fare a meno di piangere quando lo ricordo. Ma credete che sia in purgatorio? Senza dubbio. Io non lo sapevo. Voi sapete pure quel che mi faceva qualche volta. Ah, quando me ne rossi con voi. Io me ne discostavo quando potevo, ma egli era così indistente, un nostro signore. Non dubitate, la clemenza di Dio è grande. Se non manca all'uomo la voglia, non gli manca mai il tempo di pedirsi. Ma ditemi, credete che i turchi passino questa in Italia? Se voi non dite le preghiere, sì. Che Dio ci aiuti con queste diavolerie. Io ho una gran paura di loro. Ma vedo qui in chiesa una donna che porta una mia stoffa. Vado a trovarla. Buona giornata. Andate, sa. Le donne sono le persone più caritatevoli, ma anche le più fastidiose. Chi le scaccia evita fastidi, ma perde lutti. Chi le accoglie si garantisce fastidi e utile assieme. È vero, purtroppo, che non c'è miele senza mosca. Ma che andate voi facendo, uomini davvero? Non mi riconosco, sì, messer Nino. Parlate forte, padre, perché è così sordo che non ode quasi nulla. Voi siate il benvenuto, messer. Più forte. Il benvenuto. Il bentrovato. Padre, che andate voi facendo? Tutto bene. Parlate con me, padre. Perché se voi voleste che mi sentisse, dovreste mettere in allarme tutta questa piazza. Che andate voi facendo? Qui, messer Ninja ed un altro uomo da bene che voi conoscerete, devono distribuire in elemosina parecchie centinaia di ducati. Che ti venga la diarrea! Non vi meravigliate, padre, di quel che dice, perché è sordo. E a volte mi sembra di udire e non rispondere a proposito. Seguita pure e lasciagli dire ciò che vuole. Di questi denari io ne ho una parte con me ed hanno stabilito che voi siete quelli che li dovrà distribuire. Molto volentieri! Ma prima che questa elemosina si faccia, bisogna che voi ci aiutate a risolvere un caso strano intervenuto qui a Messere, che solo voi potete aiutarci, perché ci va di mezzo tutto l'onore di casa sua. Che cos'è? Io non so se voi conoscete Camillo Calfucci, nipote qui di Messere. Sì, lo conosco. Ecco, costui se ne andò un anno fa in Francia per certe sue faccende e non avendo più la moglie che era morta, lasciò una sua figlia da marito sotto tutela in un monastero che non occorre ora dirgli il nome. Che è successo dopo? È successo che o per trascuratezza delle monache o per poco cervello della fanciulla si trova incinta di 4 mesi ed il dottore, stima tanto grave questa vergogna che si è votato, quando non venga alla luce, di dare 300 ducati per l'amore di Dio. Che palla! State quieto. E solo voi e la badessa potete aiutarci. Come? Persuadendo la badessa di dare una pozione alla fanciulla per farla abortire. È una cosa su cui riflettere. Guardate quanti bene ne risultano nel far questo. Voi mantenete l'onore al monastero e alla fanciulla. Soddisfate qui a Messere, rendete al padre una figliola e d'altro canto non offendete che un pezzo di carne non nata, senza senso, che in mille modi si può perdere. Ed io credo che sia bene quello che fai bene in più e che più se ne contentino. Sia così, con il nome di Dio e per Dio, per carità, fate anche il resto. Ora mi sembrate quel religioso che io credevo che voi foste. Il monastero è quello. Ma aspettate, io vedo in chiesa una donna che mi congelma. Le voglio dire 2 parole, torno subito. Questa fanciulla quanti anni ha? Io sono strabiliato! Dico, quanti anni ha questa fanciulla? Ma che Dio maledica! Perché? Perché se lo cerca! Mi pare di essere in un bel pasticcio.
ho a che fare con un pazzo e con un zorro. L'un fugge, l'altro non c'è. Ma queste sono monete. E sono vere? Io ne farò un uso migliore delle elemosine. Ma ecco Ligurio che dorme. Io ho la grande novità, padre. Quale? Quella donna con cui ho parlato mi ha detto che quella fanciulla ha abortito da sola. Bene, questa elemosina andrà lo stesso in dasso. Dico che dovete fare lo stesso questa elemosina. Sì, sì, l'elemosina si farà quando voi volete. Ma bisogna che voi facciate un'altra cosa in beneficio qui del dottore. Che? Una cosa di minor scandalo, di minor peso. Più credito a noi e più utile a voi. Ditemi, io ormai ti ho un stretto rapporto con voi. Mi pare di aver contratto una tal dimestichezza che non c'è cosa che io non sia disposto a fare per voi. Ve lo voglio dire in chiesa, tra me e voi. Ed il dottore sarà contento di aspettare qui. È giorno o è notte? Sogno o son destro? Sono ubriaco, eppure non ho bevuto ancora oggi, per andare dietro a queste chiacchiere. Noi eravamo d'accordo di dire a frate una cosa, e lui ne dice un'altra. Poi vuole che io faccia il sordo, e mi devo riempire di pece gli orecchi, per non udire le pazzie che gli ha detto. E Dio sa con che proposito. Io mi ritrovo con 25 ducati in meno e del fatto mio non si è ancora ragionato. Ed ora mi hanno posto qui, come uno stronzo. Ma eccoli che tornano, che vadano a quel paese se non hanno parlato il mio problema. Sagrestano, va a suonare le campane. Ora vado, ma che fretta c'è? Sono stanco, tanto stanco. E lo intanto in da sto quattrino. Guardatelo, guardatelo come sta intravolazzato. Povero me a lavorare. Messer Nicia, Fratimoto è accettato e sta per fare ogni cosa. Ma tu mi fai saltare di gioia tutto quanto! Dimmi, sarà maschio? Sì, sì, sarà maschio. Io lacrimo per la tenerezza. Andatevene in chiesa. Io aspetterò qui le donne. State da un lato che non vi vedo. Quando saranno partite vi dirò quello che hanno detto. Io non so chi di noi due abbia truffato l'altro. Questo furgone di Ligurio venne da me con quella prima sorella, per tentare. Affinché se non acconsentivo non mi avrebbe detto questo. Per non valesare i loro disegni senza alcuna qualità. È vero che sono stato truffato, però questa truffa torna a mio vantaggio. Messer Nicia e Callimaco sono ricchi e da loro per diversi aspetti sto per insularità. La cosa conviene che sia segreta. Non credo che ci sia una difficoltà, perché Madonna Lucrezia è saggia e buona, ma io la prenderò all'accio, puntando sulla sua onestà, perché tutte le donne hanno poco cervello. E non appena ce n'è una che sappia dire due parole, e dico due, come se ne vanno. Ma eccola con la mano. Dice che non c'è peccato, tu lo faccia, senza pensarci.
madre, ho sempre temuto che la voglia che Messer Nicia ha di avere figli ci faccia fare qualche errore. Per questo, ogni volta che mi ha parlato di qualcosa, io sono stata introspetto e preoccupata. Ma di tutte le cose che si sono tentate, questa mi sembra la più strana. Dover sottomettere il mio corpo a questa offesa ed essere causa che un uomo muoia per offendermi. Perché io non crederei se fossi rimasta sola nel mondo e da me dovesse risorgere tutto il genere umano che mi fosse concesso di prendere una simile decisione. Figlia mia, io non ti so dire tante cose. Tu parlerai con il frate, vedrai quello che ti dirà e farai quello che puoi, sarai consigliata da lui, da noi, da chi ti vuole bene. Io sono tanto preoccupata. Come andrà a finire questa storia? Voi siate le benvenute! Io so quello che voi volete sentire da me, perché Messer Nicia mi ha parlato. Veramente, sono stato sui libri più di 2 ore a studiare questo caso. E dopo molte analisi, trovo di molte cose che in particolare e in generale fanno per me. Ma padre, motteggiate o parlate sul serio? Ah, Madonna Lucrezia, si può scherzare su queste cose? Mi avete conosciuto ora? Padre, no. Ma questa mi pare la più strana cosa che mai si udisse. Madonna, io lo prego, ma non voglio che voi diciate più così. Ci sono molte cose che da lontano paiono terribili, insopportabili, strane. Ma quando tu ti avvicini loro, riescono a sopportarli. Umane, domestico. Perciò si dice che sono maggiori gli spaventi dei mali. Questa è una di quelli. Che Dio lo voglia. Io voglio tornare a quello che dicevo prima. Voi avete, quando alla coscienza, a pigliare questa regola generale. Che dove un bene certo e un male incerto, non si deve mai lasciare quel bene per paura di quel male. Qui un bene certo. Che voi resterete incinta, acquisterete un'anima al Signore. Il male incerto è che colui che giocerà con voi, dopo la pozione, muoia. Ma, poiché la cosa è dubbia, è un bene che Messer Nicia non corra col pericolo. Quando all'atto che sia peccato, questa è una favola, perché è la volontà quella che pecca, non il corpo. Com'è vero. E la cagione del peccato è dispiacere al marito, invece è buono con piacere. Che cosa mi persuadete a fare? Lasciati persuadere, figlia mia. Non vedi che una donna che non ha figli, non ha casa, muore il marito e resta come una bestia, abbandonata da tutto. Le giuro, Madonna, per questo petto consacrato, che vi è tanta responsabilità ad obbedire in questo caso al vostro marito. Quando viene a mangiar carne il mercoledì, che è un peccato che se ne va con l'acqua benedetta. A quali conclusioni mi conducete, padre? Mi conduco a 2 cose. Che voi avrete sempre motivo di pregare Dio per me e che il prossimo anno vi soddisferà più di questo. Ella farà ciò che voi volete. Di che cosa è paura, mocciosa? Ci sono 50 donne in questa città che per questo alzerebbero le mani al cielo. Io sono contenta, ma spero di essere viva domattina. Non dubitate, figlia mia. Io pregherò Dio per te. Dirò la preghiera dell'angelo che ti accompagna. Andate in buon'ora e preparatevi a questo mistero, perché si fa sera. Rimanete in pace, padre. Dio mi aiuti e la nostra Madonna, che non mi capiti qualche sventura. Oh, Ligurio, uscite di lì. Come va? Bene, bene.
Sono andato a casa disposto a fare ogni cosa e non ci sarà difficoltà, perché la madre andrà a stare con lei e la vuole mettere a letto lei. Dite il vero! Scusate, ma siete guarito dalla sordità? Sì, sì, San Clemente gli ha fatto la grazia. Bisogna porvi in suo onore un'immagine votiva per dare un po' di popolarità a questo miracolo, affinché io abbia fatto qualche altro guadagno con voi. Non divaghiamo, ma alla fine mia moglie farà quel che voglio. Sì, vi dico, oh, io sono il più contento uomo del mondo. Andate, frate, alle vostre preghiere e se bisognerà altro vi verremo a trovare. Voi, messere, andate da lei per tenerla ferma in questa opinione. Io intanto andrò da Callimaco affinché vi mandi la pozione. Fate in modo che alle 6 ci si rivela per mettere a punto ciò che si deve fare alle 9. Andiamo. Frate, fece quello che era necessario? Sì, lo fece.
Oh, benedetto frate, io pregherò sempre Dio per lui. Oh, buono, come se Dio facesse le grazie del male come del bene. Il frate vorrà altro che preghiere. Che vorrà? Denari. Gliele daremo. Quanti gliene hai promessi? 300 ducati. Hai fatto bene. Il dottore ne ha già sborsati 25. Come? Ti basti che li ha sborsati. Ah, e la madre di Lucrezia, lei che ha fatto? Quasi tutto. Come intese che la figlia poteva passare questa buona notte senza peccato, non cessò più di pregare, di confortare e di comandare la Lucrezia, tanto che ella la condusse dal frate. E qui fece in modo che acconsentì. Oddio, ma per quali miei meriti io devo avere tanti beni? Io morirò per l'allegria. Ma che gente è questa? Una volta per il dolore, una volta per l'allegria. Costui vuole morire in ogni modo. Ma lei pronta la pozione? Sì, sì, l'ho pronta. Che cosa gli manderai? Un bicchiere di pappa reale, che sembra adatto a raggoggiare lo stomaco, l'allegra il cervello, e poi... Poi me! Che cosa è successo? No, sono spacciato. Parla, cosa è successo? No, non c'è rimedio, non c'è rimedio. Ma parla, dimmi! Io mi sono murato in un forno da solo. Che cosa hai detto? Ma tu non sai che ho detto al frate? Che io, tu, Siro e lui ce ne andremo in giro a cercare uno per metterlo al lato della moglie. E che importa? E come che importa? Se io sarò con voi, non potrò essere quello che sarà preso. E se non sarò con voi, si accorgerà dell'inganno. Tu dici il vero, ma non c'è un rimedio. Credo di no. Sì, ce ne sarà qualcuno, fammi pensare un po'. Sì, io sto fresco se tu devi pensare ora. Eccolo, l'ho trovato. Qua. Farò che il frate che ci ha aiutato fin qui farà il resto. E in che modo il frate? Noi dobbiamo tutti travestirci, no? Ecco, io farò travestire il frate. Egli contraffarà la voce, l'abito, il viso e dirò al dottore che tu sei quello. Sì, lo crederà. E io che faccio? Faccio conto che tu ti metti un mantello indosso e che con un flauto venga lì. Così a viso scoperto? Sì, perché se tu portassi una maschera egli sospetterebbe. Ma a viso scoperto egli mi riconoscerà. No, non lo farà, perché io voglio che tu apra o dirigni la bocca. Vediamo, prova un po'. Faccio così? No. Così? No, non va bene. Così? Ecco, bravo, tieni a mente questo. E poi cosa succederà? Come tu sarai con basso all'angolo della strada, noi ti colpiremo, ti condurremo in casa e ti metteremo a letto. Il resto dovrei farlo da te. Ma il problema è arrivare fin qui. Qui ti arrangerai tu, ma fare in modo che tu mi possa tornare sta a te e non a noi. Ma come? Che tu te la guadagni questa notte e che prima di partire ti devi far riconoscere. Mostrale l'amore che le porti e dille il bene che le vuoi. È impossibile che non sia d'accordo con te e che voglia che questa notte sia la sola. Dio lo voglia. Io ne sono certo, ma non perdiamo più tempo. Io vado a trovare Siro, poi dal frate, e lo farò travestire e lo condurrò qui. E poi faremo quello che manca. Sta bene, va pure. Siro! Oh, messere! Facci vedere! Ecco. Vai in camera e prendi quel bicchiere d'argento nell'armadio. Coprilo e portalo. Sarà qua. Ah, non lo versare per strada. Costui è stato 10 anni con me e mi ha sempre servito fedelmente. Io credo di trovare in questo caso fedeltà in lui. E benché non gli abbia comunicato questo inganno, se lo indovina è segno che è molto malizioso. Vedo che si adegua a quello che sta per succedere. Ecco. Sta bene. Tira avanti a casa di Messer Luca e digli che questa è la pozione che la donna deve prendere dopo cena. O prima di cena, tanto meglio sarà. Come saremo sull'angolo, cerca di esserci pure tu. Va. Ah, aspetta. Se vuole che lo aspetti, aspettalo. Altrimenti torni qui da me, va bene? Sì. Messer sì. Tu lo credi? Io aspetto che Ligurio torni con il frate. E chi dice che è duro aspettare, dice il vero. Ma vedo Ligurio,
Sì, è sicuramente lui. Ha con sé uno che pare zoppo? Sarà sicuramente il frate travestito. Questi frati, conoscine uno e gli conosci tutti. Giusto? E quell'altro? Sarà sicuramente Siro. Avrà fatto la faccenda al dottore. Io mi tiro da parte per fare in tempo a parlare con loro. Chi è il coltello puro? Un uomo da bene. E troppo, o mi fa la vista? Bada d'altro. Ma il viso di un gran mascalzone. Beh, sta quieto perché ci hai seccato. Dov'è Callimaco? Io sono qui. Voi siete i benvenuti. Oh, Callimaco, rimprovera un po' questo pazzerello di Siro che ha già detto mille pazzie. Siro, vieni qua. Questa sera dovrai fare tutto quello che ti dirà Ligurio. E fa conto quando ti comanda che sia io. E ciò che tu vedi, senti o odi, devi tenere segretissimo. Quando stimi l'onore, la roba, la vita mia e il bene tuo. Così si farà. Ah, e ti ha detto Mr. Dice? Che ora sarà tutto pronto. E questo Callimaco? Sono io, ai vostri comandi. Le promesse tra noi siano fatte. Voi potrete disporre di me e di tutte le mie ricchezze come io di voi. Io l'ho inteso subito e mi sono messo a fare per te quello che non avrei fatto mai per nessun altro uomo. Voi non perderete la fatica. Basta che tu mi voglia bene. Lasciamo stare le cerimonie. Noi andremo dal frate, il frate ci aspetterà qui. Tu Callimaco, vieni con noi che ci andiamo a travestire, dai. Andiamo. Dicono il vero quelli che dicono che le cattive compagnie conducono gli uomini alle porte. A volte uno capita male per essere troppo buono, ma anche troppo istruito. E anche per essere troppo triste. Ma ecco Ligurio e quel servo che torna. Siamo tutti a posto? Benissimo. Ci manca il dottore. Andiamo verso casa sua, sono più delle 21. Chi ha questo uscio? È il servo. No, è lui. Tu ridi. E chi non riderebbe? Ha un mantello indosso che non gli copre il culo. Sembra uno di quei gufi canonici, con uno spadino sotto. E borbotta non so che. Tiriamoci da parte e udiremo qualche sciagura della moglie. Quanti capricci ha fatto questa mia pazza? Ella ha mandato le donne di servizio a casa della madre e il servo in villa. Di questo io la lodo, ma non la lodo affatto che prima di andare a letto abbia fatto tante storie. Come farò che mi fate fare, mamma mia? E se sua madre non le faceva una scenata, non entrava in quel letto. Che le venga la febbre continua. Io voglio che le donne siano schizzinose, ma non tanto, perché ci ha rotto la testa quel cervello di gatta. Chi mi riconoscerebbe? Io sembro più giovane, più grande, più giovanile. E non ci sarebbe donna che mi togliesse le nari per andare a letto con lei. Ma dove troverò quest'oro? Buonasera, messer. Oh! Non abbiate paura, siamo noi. Ah, sì, siete voi? Bene, allora, ci siamo tutti? Sì, sì. Allora, tu sei Ligurio e tu sì, devi essere Siro. E quell'altro? Il maestro! Sì, messere. Maestro Callimaco! Si è travestito bene? Ma maestro, non dite nulla? Dite qualcosa, per favore. Io ho un fortissimo latigone! Oh, la contraffate bene la voce! Dai, non perdiamo più tempo! Io voglio essere il capitano e ordinare l'esercito per la giornata. Al corno destro si è preposto Callimaco. Io! A sinistro, io! E in fra i due corni, il dottore. Io! E Siro farà la retroguardia. Io! Dai, andiamo via! Io sento un flauto. Sì, è proprio un flauto. Che vogliamo fare? Bisogna mandare un esploratore per vedere chi è. E
chi vi entra? Siro. Siro solo? Solo Siro. Solo Siro? Siro solo. Dai Siro, vai, tu sai quello che devi fare. Considera, esamina, vai, torna presto. Sarà fatto. Ascolta Ligurio, io non vorrei che noi pigliassimo qualche vecchio infermiccio e che questo gioco si dovesse ripetere ogni sera. No, no, non dubitate. Siro è un valente uomo, ma eccolo che torna. Cosa trovi, Siro? È il più bel uomo che voi vedeste mai. È il caso giusto se tu dici il vero, ma ricordati che la responsabilità sarebbe gettata tutta addosso a te. E quel che l'ho detto. Dai, tiriamoci da parte, sta per arrivare. Tiratevi qua, maestro. Eccolo! Sta forte! Da qua questo flauto! Che ho fatto? Ah, Siro! Tu lo vedrai! Ah. Da giro, Siro! Ah, via. Io me lo vedo a casa! Lasciate fare! E se domani mattina non ci sarà più bisogno di me, non tornerò! Non vi preoccupate, maestro! Faremo da noi! Si sono rintanati in casa ed io me ne andrò al convento. Le sole cause di far piacere anche.
l'abbiano fatto. Ed ho cercato di far passare il tempo nelle varie occupazioni. Dissi le preghiere del mattutino. Lessi una vita dei Santi Padri. Andai in chiesa ed accesi una lampada che era spesa. Udai persino un velo alla Nostra Signora che fa miracoli. Ma io sento un gran rumore da casa di Messer Nito. Eccoli, per la mia fede! Essi cavano fuori il prigioniero. Io sono giunto in tempo. Ben si sono indugiati fino all'alba. Ma io voglio stare ad ascoltare quel che dico, senza scoprirlo. Vai. Io di qua! Ma non mi fai! E tu non si lo dico il fratello! Vai, giralo! Gira! Giratelo! Ecco fatto! Va via, farabutto! È fuggito! Andiamo a cercargli i travestimenti, affinché non sembri che abbiamo vegliato questa notte. Voi dite il vero. Andate ad avvisare maestro Callimaco e ditegli che la cosa è andata bene. E che cosa gli possiamo dire? Noi non sappiamo nulla. Voi sapete che arrivati in casa noi ce ne andammo nella dispensa a bere. E voi e la suocera rimaneste in compagnia tra di voi. E non vi abbiamo più rivisto se non ora, quando ci chiamaste per mandarlo fuori. Tu dici il vero. Oh, ti devo dire le ultime novità. Mia moglie era nel letto al buio e Sostrada mi aspettava al focolare. Quando io giunsi con questo ragazzaccio e perché non andasse tutto in fumo, lo menai in una dispensa dove c'era un piccolo lume che dava poca luce in modo che non mi potesse guardare in viso. Saggiamente. Io lo feci spogliare. Egli esitava, ma io mi rivolsi a lui furibondo come un cane in modo che gli parve mille anni fino a quando fosse nudo. E rimase nudo. Egli era brutto in viso. Aveva un nasaccio, una bocca storta. Ma tu non vedesti mai carni più belle. Bianco, morbido, pastoso. E delle altre cose non chiedetemi nulla. Ma non è bene parlarne. Che bisogno c'era di vederlo nudo? Ora ti spiego. Poiché avevo messo le mani in pasta, volli toccare il fondo. Poi volli vedere se era sano. Se avesse avuto le bollicine, come facevo? Tu parli a vanvera? Avete ragione. Dopo che ebbi veduto se era sano, me lo tirai dietro e in camera, a letto, lo mise a letto. Con quanta prudenza avete governato la faccenda. E prima di andarmene, volli toccare con mano come andava la cosa. Perché io non sono abituato che mi sia da intendere lucciole per lanterne. Ma che ragionamenti sono stati vostri? Tocco e, dopo aver sentito ogni cosa, me ne uscii di camera e andai dalla suocera. E tutta la notte abbiamo trascorso a ragionare del più e del meno. Tanto, poi... Dopo delle 7, cosa è successo? È successo che io sentì suonare le 7 e temendo che non si facesse giorno, non ci crederete, ma io non riuscivo a far alzare quel delinquente. Lo credo. Comunque si alzò, gli era piaciuto il grasso. Comunque si alzò, poi io mi chiamai e l'abbiamo condotto fuori. E la cosa è andata abbastanza bene. Sai che mi dispiace proprio? E di che? Di quel povero giovane che debba morire così presto e che questa notte gli debba costare così cara. Oh, voi avete pochi fastidi, lasciatemi la preoccupazione a lui. Tu dici il vero, non vedo l'ora di trovare maestro Callimaco e rallegrarmi con lui. Sarà fuori tra un'ora, ma il giorno è già chiaro, noi andremo a spogliarci, voi che farete? Sì, io andrò in casa a mettermi i panni buoni, poi farò alzare e lavare la donna e la condurrò in chiesa a farsi benedire. Io vorrei che tu e il maestro veniate con me a parlare con il frate per ringraziarlo e ricompensarlo del bene che ci ha fatto. Sta bene, si farà così. Io ho udito questo ragionamento e mi è piaciuto tutto, considerando quanta sciocchezza
differenza sia in Messer Nicchia. Ma la conclusione ultima mi ha oltremodo dilettato. E poiché devo venirmi a trovare a casa, io non voglio star più qui, ma andare al convento, dove mi crederanno di più. Ma chi esce da quella casa? Pare Ligurio, sì. E con lui ci deve essere Gallino. Io non voglio che mi veda, per le ragioni dette. Ed anche se non venissero a trovarmi, sarò sempre a tempo per andare a trovare loro. Come ti ho detto, Ligurio mio, io stetti a malavoglia fino ad una certa ora. E benché avessi grande piacere, non mi pare una buona idea. Ma dopo che mi feci riconoscere e le feci intendere l'amore che io le portavo, e quando per la semplicità del marito noi due potevamo stare insieme senza infamia alcuna, dopo qualche sospiro disse: poiché l'astuzia tua, la sciocchezza di mio marito, la semplicità di mia madre e la tristezza del mio confessore mi hanno condotto a fare quello che mai per me medesima avrei fatto, io voglio giudicare che venga da una celeste disposizione, che abbia voluto così, e non sono capace di rifiutare quello che il cielo vuole che io accetti. Perciò io ti prendo per signore, padrone, guida. Tu sei mio padre, tu sei il mio difensore, tu voglio che sia ogni mio bene. E quel che mio marito ha voluto per una sera, voglio che egli abbia per sempre. Ti farai dunque suo compare e verrai questa mattina alla chiesa. Da qui verrai a pranzare con noi e l'andare e restare dipenderà da te. E potremmo ad ogni ora e senza sospetto trovarci insieme. Udendo queste parole stavo per morire per la dolcezza, tant'è che io mi trovo il più contento e felice uomo che sia mai nel mondo. E se questa felicità mi venisse a mancare o per morte o per tempo, io sarei il più beato dei beati, santo suo. Io provo grande piacere per ogni tuo bene. Ti è accaduto appunto quello che io ti dissi, ma ora che facciamo? Andiamo verso la chiesa, perché io promisi di essere là dove saranno la madre, lei e il dottore. Ma io sento toccare il suo uscio. Sono loro che vengono fuori e danno il dottore dietro. Andiamo. Lucrezia, io credo sia bene fare le cose con timore di Dio e non alla pazzerella. E che cosa bisogna fare ora? Guardate come risponde, pare un gallo. Non ve ne meravigliate, ella è un pochino alterata. Che volete dire? Dico che è bene che io vada innanzi a parlare con il frate per farti dare la benedizione, perché stamani è proprio come se tu rinascessi. E perché non andate? Stamani tu sei molto ardimentosa, eh? Ella pareva ieri sera mezza morta. È la vostra cortesia. Andate a trovare il frate, ma non servirà, è già fuori la chiesa. Voi dite il vero. Io vengo fuori perché Gallino e Ligurio mi hanno detto che il mestiere le donne vengono alla chiesa. Ma eccole. Bone dies, padre. Voi siate le benvenute e buon pro vi faccio, Madonna Lucrezia, che Dio vi faccia fare un bel figlio maschio. Dio lo voglia e lo vorrà in ogni modo. Ma io vedo in chiesa Ligurio e il dottor maestrone Callimaco. Messer sì, chiamarli. Venite. Dio vi salvi. Maestro, toccate qui la mano alla mia donna. Volentieri. Lucrezia, costui è l'artefice del nostro futuro figlio, che sosterrà la nostra vecchiaia. Io l'ho molto caro, ed è bene sia nostro compare. Che tu sia benedetta, e voglio che il maestro e Ligurio vengano stamani a pranzare con noi. Certamente. E voglio dar loro la chiave della camera, che ha terreno sopra la loggia, perché possano tornare qui al loro comodo. Non hanno donne in casa, e stanno come bestie.
Boh, io l'accetto per usarla di tanto in tanto. Io... scusate, devo avere i denari per l'elemosina. Ben sapete che oggi, domine, vi verranno fatti avere. Di Siro non c'è nessuno che si ricordi. Chieda, ciò che ho è suo. Lucrezia, quanti denari hai promesso al frate? Dategliene 10. Che mi dai grazie a te? E poi, Madonna Sostrata, a quel che vedo sembrate rigoni. E chi non sarebbe allegra? Andiamo tutti in chiesa e qui diremo la preghiera ordinaria. Poi, dopo il rito, ve ne andrete a mangiare al vostro piacere. E voi, spettatori, non aspettate che noi usciamo più fuori. La messa è lunga. Poi, dopo il rito, io rimarrò in chiesa e loro, per l'uscio di fianco, se ne andranno a casa. Statemi bene. Thank you.
Thank you.
Borio Salerno. Buonasera a tutti, avete visto? Sono stati bravissimi. E un ringraziamento particolare a questi splendidi docenti, perché senza di loro non sarebbe stato possibile fare questo. Io vi ringrazio, ringrazio i genitori che hanno pensato ai costumi, non di... per la collaborazione e la vicinanza che hanno sempre nei nostri confronti. E voglio dare la parola al nostro Monsignor Savino e poi al nostro Ispettore Bussi. Mentre ero lì, no? E pensavo e mi lasciavo interrogare, interpellare da tutto quello che accadeva su questo palcoscenico, mi sono chiesto: l'anno scorso un testo complicato, difficile, no? L'anno scorso, vi ricordate, no? Il testo della locandiera. Quest'anno un testo ancora più complesso, eh? Io non so queste ragazze come fanno a memorizzare tutte queste cose. Caro Donatino, noi non saremo capaci di saremo, eh? Non so come fanno, no? E tra l'altro mi è sembrato, direi, creativo e geniale al tempo stesso il raccordo tra la conclusione dell'anno scorso, poi questo mi consente, no? Poi diventi sempre più bravo, diventi, no? Per cui questo raccordo tra la locandiera e quest'anno la mandragora è stato bellissimo. Tra l'altro mi rendo conto che, e me ne vado sempre più convincendo, vedete, noi spesso spariamo sulla scuola, no? Beh, io vi devo dire che se dopo un anno che sono in diocesi, se devo fare o tirare le prime conclusioni, io ho trovato in Calabria, nel mio territorio, una scuola preparata, intelligente, capace di mediazione culturale. Che la scuola che dirige questa dirigente è una scuola chapeau, veramente dico chapeau a questa scuola, no? E perché vedete, e chiudo, anche perché mi hanno riferito che adesso tra poco fuori ci sarà qualche altra cosa, insomma, allora è meglio che non ce ne andiamo. Allora, guardate, il tema di Machiavelli è un tema tanto antico quanto recente, tanto antico quanto presente. Tutto il tema del rapporto fra il potere, l'inganno, la menzogna, il famoso rapporto fra mezzi e fini, tutta la questione, no? È lecito utilizzare tutti i metodi, tutti i mezzi per raggiungere l'obiettivo? A me piacerebbe dire, caro Francesco, con Francesco è nato un rapporto di amicizia bellissimo, no? Ve lo dico apertamente perché mi piace dialogare con Francesco, no? La grande questione etica. Allora, affrontare una scuola come la vostra, questi temi, beh, io mi congratulo, sono felice, sono contento e questa sera, a mio avviso, vorrei che andassimo tutti via con questa consapevolezza che quando la scuola non gioca a ribasso, e questa scuola non gioca di basso, ma alza tantissimo la proposta educativa, allora c'è futuro per la nostra Calabria e io sono contento. Grazie a voi. Grazie. Presidente, un grande abbraccio a tutti e a tutti. Io ogni tanto rifletto in modo strano, per esempio stasera mi è venuto questo pensiero strano, ma questi ragazzi e ragazze, i docenti che ci sono dietro con tutto il lavoro che hanno fatto, ma hanno fatto scuola nel senso tradizionale, cioè qualche cosa questa che abbiamo stasera qui vissuto è una cosa positiva,
ti aiuta a crescere la personalità, no? da un punto di vista armonioso, e quindi conoscenze, saperi, eccetera. O abbiamo perso tempo tutti, e noi adulti siamo stati pure complici in qualche maniera se avessimo perso tempo. Invece non è così, la grande scuola è questa. La scuola dentro l'istituto, nella classe, è un modello assolutamente da superare, che non significa che adesso non dobbiamo stare in classe, non dobbiamo studiare le discipline, la materia, le lezioni, ma senza esagerare, perché se i ragazzi fanno queste attività con grande fatica, io stasera c'è stato, noi abbiamo assistito per esempio all'italiano, alla recitazione, al canto, alla danza, pensate quanti saperi e quindi che lavoro interdisciplinare che c'è. E sapete quanto questi ragazzi e ragazze hanno sentito, come si dice, tremare le gambe, perché si sono dovuti esibire, hanno dovuto affrontare tutte queste persone che guardano, che giudicano, e uno si dimentica la parte. Tutto questo è umano ed è bello, e questa è una grande puntura di vitamina per i ragazzi, è una grande scuola questa, con Amalia e tutto il suo staff e tutti i docenti che io conosco ormai da tanto tempo, ma questa è la grande scuola. Se i ragazzi faranno, o se facessero dappertutto queste cose di stasera, ma questi, se faranno queste cose, ameranno sempre la cultura, saranno ottimi uomini e donne, saranno felici a livello soggettivo e felici nel mondo del lavoro. Auguri a tutti. Buonasera a tutti.